Dear brothers and sisters, excuse me because I speak in Italian, but I am not speaking English. But I will speak no Italian, no English, but carefully. È una lingua più semplice e più autentica. E questa lingua del cuore ha un linguaggio e una grammatica speciale. La grammatica semplice. Due regole, ama Dio soprattutto e ama l'altro perché è tuo fratello e la tua sorella. E con queste due cose andiamo avanti. Io sono qui con mio fratello, mio vescovo fratello Tony Palmer. Siamo amici da anni. E lui mi ha detto il vostro compegno, il vostro raduno, con piacere vi invio un saluto gioioso e nostalgico, gioioso perché a metà gioia che voi siete riuniti per lodare Gesù Cristo, l'unico Signore, e pregare al Padre e ricevere lo Spirito. E questo dà gioia perché si vede che il Signore lavora in tutto il mondo. È nostalgico perché, ma succede come nei quartieri fra noi, no? Nei quartieri ci sono famiglie che si vogliono e famiglie che non si vogliono, famiglie che si uniscono e famiglie che si separano. E noi siamo un po', mi permetto la parola, separati. Separati perché i peccati ci hanno separati, i nostri peccati. I malintesi nella storia, ma una lunga strada di peccato comunitario. Ma chi ha la colpa? Tutti abbiamo la colpa. Tutti siamo peccatori. Soltanto uno è giusto, il Signore. Io ho la nostalgia che questa separazione finisca e ci dia la comunione. Io ho la nostalgia di quell'abbraccio di qua, nel quale parla la Sacra Scrittura. Quando i fratelli di Giuseppe, affamati, sono andati a Egitto per comprare, per poter mangiare. Ma andavano a comprare, avevano i soldi, ma non potevano mangiare i soldi. E lì hanno trovato qualcosa più del pasto, hanno trovato il fratello. Tutti noi abbiamo dei soldi, i soldi della cultura, i soldi della nostra storia, di tante ricchezze culturali, anche religiose, tradizioni diverse. Ma dobbiamo trovarci come fratelli e dobbiamo piangere insieme, come ha fatto Giuseppe, quel pianto che unisce. Pianto dell'amore. Io vi parlo come fratello. E
vi parlo così semplicemente, con gioia e nostalgia. Facciamo crescere la nostalgia, perché questo ci spingerà a trovarci, abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia. Vi ringrazio tanto per sentirmi. Vi ringrazio tanto per lasciarmi parlare la lingua del cuore. E vi chiedo anche un favore, di pregare per me, perché ho bisogno delle vostre preghiere. Io prego per voi, lo farò, ma io ho bisogno delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. E dice uno scrittore italiano, il Manzoni, famoso, dice questa frase in un romanzo, un uomo semplice del popolo dice questa frase: non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Lui finirà bene questo miracolo dell'unità. Vi chiedo di benedirmi e io vi benedico. Di fratello a fratello, un abbraccio. Grazie. Mangere ma handeleghe, bon fu freddino un che dace, stelle pero come blabadero. Crema andalo come fu, mare clanglo, boble e templino, mare vale campara. La delgo glumo meno in tele aschepe. Per volo può mamma e a te il clemente chiedo.